Cronoprogramma per Piazza San Marco Tranvia. Allora, questa settimana abbiamo avuto la riunione con tutte le ditte della tranvia e ci siamo dati l'obiettivo di recuperare i 60 giorni di ritardo che abbiamo sulla tabella di marcia, a cominciare da quest'estate. Infatti gli operai lavoreranno tutti i giorni, compreso sabato e domenica. Già questa settimana ci saranno 10 persone in più negli 11 cantieri, dove abbiamo già circa 150 operai delle diverse ditte a lavorare. Pertanto diciamo l'unica pausa dei lavori quest'estate sarà la settimana di Ferragosto. Poi per il resto andremo avanti, perché vogliamo ridurre al massimo i disagi e rispettare al massimo i tempi che ci siamo dati, per i quali dovremo finire l'opera entro marzo. Poi ovviamente ci sarà la fase di messa in esercizio e quindi anche di prove, però mi auguro davvero in primavera di cominciare a vedere il nostro amato tram circolare su Viale Lavagnini, tra Piazza Libertà e poi Piazza San Marco. Questa piazza oggi la riapriamo, a me piace molto. Abbiamo anche restaurato i lampioni ottocenteschi della piazza e ovviamente manterremo ancora i cantieri sugli esterni, dove poi dovremo posare i binari, lavoro che comincerà anche qui quest'estate tra luglio e agosto.